Bentrovati con l'informazione di TRMH24. Subito gli aggiornamenti dalle nostre regioni. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un grande appartamento all'ottavo e ultimo piano di un palazzo a Taranto in piazza Giovanni XXIII, meglio conosciuta come piazza Carmine. Lo stabile è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco e si sta valutando proprio in queste ore lo sgombero dei palazzi adiacenti. Le fiamme sono, lo vedete dalle immagini, fuoriuscite dagli 8 balconi dell'attico, dai quali sono caduti anche alcuni grossi calcinacci. Sul posto l'intervento della polizia, dei carabinieri e della polizia locale, e oltre le transenne si è radunata anche una folla di curiosi. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della vertenza Baritech. Sono le ultime ore di speranza per i 113 lavoratori che rischiano di andare a casa dal 1 febbraio. Dal 1 febbraio i 113 lavoratori della Baritech rischiano di entrare in NANSPI, ovvero in disoccupazione. La lunga vertenza dell'azienda sembrerebbe essere giunta a termine con la scadenza della proroga straordinaria della cassa integrazione e nessuna acquisizione da parte di privati. Nonostante fosse stato trovato un accordo, anche grazie al supporto di Regione Puglia, il futuro proprietario bresciano ha fatto un passo indietro, determinando così l'inevitabile. Allo scadere della CIGS partiranno le lettere di licenziamento. Noi giovedì siamo stati all'ARPAL, speravamo di avere una soluzione positiva per i 113 lavoratori, ma poi sono arrivate delle comunicazioni tramite email, prima del dottor Lopresti e poi quella ufficiale da Arborio, dove diciamo che ormai la trattativa si è interrotta. Chiediamo alle istituzioni, chiediamo a Emiliano, a tutte le istituzioni di destra e di sinistra, che facciano pressioni, che facciano la loro parte, perché stavamo quasi a un accordo nella salvaguardia dei 113 posti di lavoro. Al fianco dei lavoratori non solo i sindacati, ma anche Regione Puglia, che si è sempre dimostrata presente in questa vertenza, cercando di fare da intermediario. Ultime ore quindi di speranza, considerati ormai i tempi ristretti che separano il presidio alla data di scadenza proprio della cassa integrazione, ovvero il 31 gennaio. Dall'inizio ho fatto il tavolo con le istituzioni e ci crediamo su questo, perché senza il tavolo delle istituzioni questi lavoratori ormai erano fuori dal processo produttivo. Cambiamo ancora argomento. L'idrogeno in Basilicata sarà una nuova frontiera di sviluppo e noi ne abbiamo parlato con il presidente del cluster Energia Basilicata ETS, Luigi Marsico. La Basilicata si prepara ad affrontare una nuova sfida nel settore delle energie rinnovabili. Parliamo dell'idrogeno, un'opportunità ma anche una risorsa per superare la dipendenza dai combustibili fossili. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una concertazione fra tutte le parti interessate, dalla politica agli attori del tessuto industriale lucano. In questo contesto, e per capire se la Basilicata è pronta ad affrontare questa nuova sfida, abbiamo intervistato il presidente del cluster Energia Basilicata, Luigi Marsico. Presidente, il tema dell'idrogeno è di stretta attualità qui in Basilicata. Avete partecipato a un incontro in cui il presidente Bardi vi ha illustrato quelle che sono le caratteristiche del bando. Come è stata accolta questa iniziativa? Sì, è stato presentato questo bando, ovviamente noi come cluster Energia eravamo presenti, è portato anche il nostro contributo, il nostro punto di vista. Chiaramente il bando è stato accolto con grande entusiasmo, anche perché vi era grossa attesa rispetto a questa misura, e sono certo che vi saranno importanti progettualità sia dal punto di vista tecnico e innovativo, ma anche progettualità che sapranno tener conto delle peculiarità del territorio e del contesto in cui esse saranno calate. E alla luce di questo, il cluster che lei presiede, che contributo può dare non solo alla politica ma anche al tessuto imprenditoriale? Sicuramente il valore del cluster è proprio quello, agevolare anche l'interlocuzione tra impresa e istituzione, e credo che proprio questa parte della peculiarità della mission del cluster debba essere valorizzata. Proprio per la sua trasversalità il cluster deve sempre più diventare l'interlocutore di eccellenza, vocato a dialogare, quindi a fare da ponte tra tessuto imprenditoriale, enti di ricerca e istituzioni. E intanto Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste sul Gargano, è il nuovo presidente della provincia di Foggia. Una elezione frutto dell'alleanza PD 5 Stelle e Civiche d'Emiliano, commentano gli amministratori regionali
di centrosinistra. Ha vinto con poco più di 3.000 voti ponderati sull'uscente Gatta. Giuseppe Nobiletti, sindaco di Viesti e nuovo presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, è stato eletto ieri sera dopo un serrato testa a testa risoltosi a suo favore. Ha vinto la coalizione del centro-sinistra ed è una bella cosa perché segna un'inversione di tendenza rispetto alle politiche. Espressione del centro-sinistra, Nobiletti è stato supportato da PD 5 Stelle Civici di Emiliano articolo 1. Una straordinaria vittoria, strappando l'unica provincia governata dai nostri avversari, commenta proprio il governatore della Puglia Michele Emiliano, alleanza vincente sottolineata anche dal candidato unitario alla segreteria regionale del PD, Domenico De Santis. È il frutto di un lavoro di squadra ed è frutto anche di una qualità amministrativa di tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali che stanno governando nei comuni. Il tutto l'impegno sarà dedicato alla città di Foggia, alle prossime comunali, in cui il Movimento 5 Stelle dovrà essere assolutamente protagonista. Molti dicono che una partita fondamentale sarà quella del PNRR. Lei farà da raccordo anche per intervenire nelle difficoltà e nei ritardi di tanti comuni, ivi compreso Foggia capoluogo? Questo bisogna vedere. Io sto entrando qui stamattina per capire anche in che situazione è la struttura amministrativa, quindi se ha le potenzialità per poter fare questa attività di raccordo. Poi è chiaro, noi abbiamo anche i nostri PNRR. E sono stati intanto presentati a Roma i risultati del progetto Rete Siti UNESCO, di cui la provincia di Matera è capofila. Creare una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano siti UNESCO per promuovere le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e per far sì che ogni sito possa fungere da attrattore per gli altri. È l'obiettivo del progetto Rete Siti UNESCO, i cui risultati sono stati presentati nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma. 5 le regioni coinvolte, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Oltre 1 milione di utenti raggiunti grazie al web, 500 operatori iscritti al circuito e 36 itinerari di visita ideati. Sono alcuni dei numeri che raccontano di un progetto vincente. I partner coinvolti sono stati 15, tutti enti locali del Meridione, capofila la provincia di Matera. A margine della conferenza romana il commento e l'entusiasmo del presidente Marrese. L'obiettivo è quello di fare rete tra i vari siti UNESCO, abbiamo coniato il motto un sito tira l'altro proprio per cercare di creare sempre più forza attrattiva sui nostri territori. Uno degli impegni è quello di provare a migliorare l'informazione e anche i servizi per cercare anche non solo di andare verso una destagionalizzazione dei nostri territori sotto aspetto turistico, ma provare anche a coinvolgere i territori della nostra provincia, dei nostri 31 comuni, uno più bello dell'altro, quindi utilizzare questo importante progetto per creare sempre più forza e riuscire anche ad attrarre turismo fuori dalla nazione italiana. Quindi questo è l'ambizioso obiettivo, siamo sulla buona strada, continuiamo a lavorare insieme a tutti gli altri enti. E intanto la Basilicata si presenta al mondo con occhi nuovi, anche quelli di un'aquila. Un documentario con cui si raccontano i 5 parchi lucani con l'aiuto di una microcamera posta sul dorso di un'aquila, un viaggio nelle aree protette della regione attraverso la realtà aumentata, un videogame con fini promozionali ed educativi, Pinos Way, una simulazione immersiva con una bici nell'itinerario Pollino-Maratea. Sono solo alcuni dei progetti di comunicazione e di promozione del territorio realizzati da APT nell'ambito del programma Ambiente Basilicata, sostenuto dal Dipartimento Ambiente della Regione. E ancora il progetto riguardante le storie di Topolino ambientate in Basilicata e le tavole realizzate dall'artista Raffaele Pentasuglia, ispirate dal suo viaggio nei 5 parchi lucani. Una Basilicata verde che si presenta al mondo con strumenti innovativi che certamente sapranno intercettare un target internazionale sempre più ampio. Abbiamo voluto realizzare un piccolo showcase dei tanti prodotti fatti finora, li utilizzeremo nelle varie fiere ma poi a regime saranno qui in open space per rendere un po' più, ancora più avvincente l'entrare in contatto con la Basilicata da questa porta che è una porta verso tutta la nostra regione. Voglio sottolineare che i creativi
di questi video, di questi messaggi, di questi racconti, di questi giochi, questi nuovi linguaggi digitali che naturalmente esaltano il valore dei contenuti, sono tutti lucani, quindi storie di creatività di persone, di ragazze e ragazze lucane che si sono applicate, tutti applicati, a raccontare la Basilicata in questo modo straordinariamente nuovo, che naturalmente incrocia una geografia, si può dire, globale, perché questi messaggi digitali arrivano ovunque, e la Basilicata prosegue la sua battaglia per essere conosciuta con la sua identità. E intanto a Taranto torna la mostra dedicata alle statue che raccontano la passione di Cristo. È stata presentata la quarta edizione. A Taranto, città in cui i riti della Settimana Santa sono parte integrante della cultura, torna Facies Passionis, la manifestazione di arte sacra promossa dall'Arciconfraternita del Carmine, che racconta, così come il nome dice, i volti della passione. Dall'8 all'11 febbraio, a ridosso dell'inizio del periodo di Quaresima, si svolgerà la quarta edizione dell'esposizione, che viene riproposta dopo lo stop causato dalla pandemia e dopo il grande successo delle tre edizioni precedenti. Saranno 14 invece che 10 come gli scorsi anni le statue in cartapesta che verranno esposte, provenienti ognuna da una località in cui ha sfilato nelle processioni dei misteri del Venerdì Santo. Tra le novità di quest'anno anche il coinvolgimento di altre regioni come la Sicilia, la Basilicata e la Calabria. Facciamo questo per la città, lo facciamo perché è giusto, perché è quasi fisiologico che l'amministrazione comunale appoggi e dia una mano a progetti così importanti, perché poi diciamo sempre, non può succedere tutto soltanto nei giorni dei riti della Settimana Santa, ma bisogna in qualche modo insomma, cercare di riempire tutto l'anno, perché i riti della Settimana Santa non sono soltanto quello che noi vediamo in quei pochi giorni, però c'è un grande lavoro dietro, c'è un percorso che arriva a quei giorni, a quei riti, e quindi fa parte di questo percorso ormai in modo istituzionale questa mostra. Tante città che partecipano a questa edizione, di questa esposizione che mette al centro dell'interesse l'arte, la cultura e soprattutto la fede. L'inaugurazione della mostra è prevista nella Chiesa del Carmine alla presenza di Monsignor Filippo Santoro il prossimo 8 febbraio alle 18:30. Sarà possibile visitarla gratuitamente tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 22. E ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.